Speriamo che anche la eco di questo nostro inno possa essere pervenuta per le vie misteriose di Dio anche all'orecchio e soprattutto al cuore del caro nostro Papa Benedetto XVI. Questa sera, intanto, i numeri, e ringrazio Dio, sono sorprendenti: 1030 persone collegate. Vogliono sapere molti che cosa dirò adesso, visto che avevo detto che avrei speso una parola ulteriore, ho già fatto stamattina. Rinvio alla rubrica Santi e Caffè per chi non avesse potuto seguirla, l'omelia della messa, soprattutto l'omelia della messa, ma anche adesso vorrei dire perché prendono di mira Benedetto XVI? La domanda sembra scontata e non lo è. Perché? Perché in fondo è inoffensivo ormai, forse. In fondo è un vecchio di 95 anni, che male può fare un uomo a quell'età lì? Pensateci bene, razionalmente parlando, che male può fare, che fastidi può dare uno che ha 95 anni? Allora, io penso, ho riflettuto su quello, credo che ci farò una catechesi speciale, però i miei amati pionieri, li saluto uno per uno, mando un bacio paterno a tutti i miei cari pionieri, soprattutto a dire il vero, quelli locali che non vedo da un po' di tempo. Ecco, li saluto uno per uno e volevo però in esclusiva anticipare quello. Ci sono ragioni, io penso, formali e poi ce n'è una che è sostanziale. Allora, vediamo un paio di ragioni formali per le quali ancora una volta mostra, sono costretti, starei per dire, perché i nemici, i figli delle tenebre, sono poi prima o poi costretti a mostrare il proprio volto. Perché? Perché lo prendono di mira? Ci sono ragioni formali, no? Quali sono queste ragioni formali? Beh, se cominciamo a elencarle non la finiamo più, però un paio possiamo così quasi gettarle in tavolo, metterle così sul tavolo. Anzitutto, dittatura del relativismo. Vi ricordate? Era non ricordo che giorno esatto, l'aprile del 2005, Josef Ratzinger è cardinale decano, quindi presiede i funerali di Giovanni Paolo II. E in quell'omelia lui detta, senza accorgersene, probabilmente, non lo so, ma penso di no, credo di no, non ne abbiamo prova, però a mio avviso, senza accorgersene, lui getta le basi, i criteri, del futuro Papa, del Papa da eleggere, del Papa, che deve venire fuori dal conclave. E tra le altre cose, Josef Ratzinger davanti alla bara del Papa Giovanni Paolo II dice che bisogna combattere la dittatura del relativismo. È una frase che entrerà, se non già è entrata, nella storia. Cioè, chiarissimamente, Josef Ratzinger, cardinale teologo, prefetto della fede, ha chiaro che la sfida che attendeva la Chiesa negli anni a venire sarebbe stata quella di fronteggiare non più il comunismo o i totalitarismi, ma quelli diciamo ufficiali, ma una nuova forma di totalitarismo, tanto più insidiosa quanto più camaleonticamente capace di camuffarsi, di cambiare veste, cioè il relativismo. Il relativismo non ingaggia armi, il relativismo non c'ha un esercito come il comunismo. Non c'è una bandiera, però il relativismo ha i media, il relativismo ha le redazioni dei grandi quotidiani, il relativismo tiene in mano l'opinione pubblica, la pilota, la manovra, ecco. Ed è una dittatura, perché chi non si omologa a questa dittatura, che è quella appunto per cui tutto è relativo, passa per fanatico, passa per fondamentalista, quelle cose che poi Bergoglio, piazzato lì appunto dai relativisti, dai massoni, eccetera, non ha smesso di dire: i fanatici cattolici non sono diversi dagli integralisti musulmani, no? Non è tutto bianco, non è tutto nero, ci sono spazi intermedi, sono quelle cose lì. Ecco, non gliel'hanno perdonata a Josef Ratzinger di avere scovato. Non è di poco conto questo. A me un esorcista ha insegnato: tutti siamo esorcisti, tutti cattolici. Ah sì, padre, quando, me l'ha spiegato, quando il demonio ci insidia personalmente, noi siamo in grado di scovare dove ci tormenta, no?
quando ognuno di noi è in grado di capire dove il diavolo se lo vuole giocare, ha fatto un atto di esorcismo. E Joseph Ratzinger ha fatto un atto di esorcismo per tutta la Chiesa, perché ha individuato esattamente quale doveva essere il versante. Diversamente tutto sarebbe andato avanti come se nulla fosse. Invece lui aveva individuato già nel 2005, da teologo illuminato, da teologo di Dio, potremmo dire teologo di fede, aveva individuato il nemico, e questo non gliel'hanno perdonata. E questa è una delle ragioni formali. Un'altra ragione formale che non perdonano, Benedetto, ce ne sono, ripeto, io sto citando questa sera qui uno spazio a mia disposizione un paio. Un'altra ragione formale dell'odio accecato, perché accecato non si può pensare di, si sa bene che se aggredisci, no? Un uomo di 95 anni, lo uccidi. Non è come un uomo quarantenne, cinquantenne, sessantenne, al limite ancora settantenne. È un uomo di 95 anni ad aprile. Se è aggredito così, è chiaro che lo vuoi far fuori. È odio cieco. Un'altra ragione è la summorum pontificum. Noi tutti sappiamo che Benedetto XVI, un paio d'anni dopo l'elezione, ha pubblicato questo documento in forma di motu proprio, dal titolo, i documenti della Chiesa prendono le prime due le parole del documento e diventa il titolo del documento stesso, Summorum Pontificum. In questo documento Benedetto XVI fa un giro di boa clamoroso, clamoroso, stupefacente, storico, storico, cioè lascia che finalmente i preti, eccetera, possano celebrare la messa di sempre, la messa tradizionale, senza finalmente dover più chiedere permesso ai vescovi. Perché ha fatto Benedetto XVI questo? Perché sapeva che i vescovi sono tutti massoni, e quindi massonico-progressisti, e quindi i vescovi non avrebbero mai e poi mai, ostracizzavano, e a tutt'oggi ostracizzano la messa, e noi sappiamo che cosa è stato capace di fare Bergoglio. È vergognoso che la gente stia con Bergoglio, e guardate, è veramente una vergogna dell'umanità. Questo schierarsi con Bergoglio dice a quale grado di vergogna è giunta la stirpe umana. Perché uno che ragiona dice: ma può un papa, se è papa, cancellare, non dico il papa che già non si potrebbe fare del 1500 in un suo pronunciamento, ma quello proprio che ancora è vivo, è ancora vivo, e tu gli cancelli la summorum pontificum, capito? Cioè, Bergoglio a luglio del 2021, con la lettera Custodes Traditionis, ha praticamente fatto un colpo di spugna senza precedenti. Ha annullato, umiliandolo o pensando di farlo, uno dei passaggi più significativi del pontificato di Benedetto XVI. Un'altra cosa, perché con quello Benedetto XVI ha recuperato la tradizione, ha recuperato la messa di sempre, lasciando che tutti potessero celebrarla. I tradizionalisti, che talora sono peggiori dei bergogliani alcuni, non gli hanno perdonato di avere lasciato in piedi anche la messa, diciamo, di Paolo VI. Ma, fioli cari, Dio ha creato il mondo in 7 giorni. C'è una pedagogia che il Romano Pontefice, ogni papa sa di dovere. E lui ha capito che doveva fare questo passo, e lasciando poi ai successori la possibilità ulteriore di dire: però adesso questa messa di Paolo VI recuperiamola dentro l'alveo della tradizione. Non è che doveva fare tutto lui. No, i tradizionisti pontificano e dicono: Benedetto XVI, sì, vi ricordate in un'intervista che c'è stata con D'Amico, uno della Radio Spada, che diceva questa cosa qui, però ha tenuto, sì, certo, ha recuperato la messa tradizionale, però ha lasciato anche quella di Paolo VI. Loro vogliono tutto e subito, decidono loro, capito? E in questo Benedetto XVI è stato lasciato solo anche da loro, no? È stato lasciato solo da loro. Poi, un'altra cosa che non viene perdonata a Benedetto XVI, una delle ragioni formali di quest'odio proprio di matrice satanica, perché non si colpisce un uomo a 95 anni in questo modo,
Ma già la legge prevede, per esempio, la prescrizione, quando un problema che passano anni poi va in prescrizione. No, qui vanno a rimangare fatti accaduti niente meno che negli anni 70, 50 anni fa. Vi rendete conto? Cioè la legge stessa prevede la prescrizione, un reato, un problema da risolvere. Se passa un tot numero di anni secondo gli ordinamenti propri di ogni codice penale, poi dopo va in prescrizione, cioè basta, non si discute più, è prescrizione, cioè non è più necessario, sono passati troppi anni, sono passati degli anni, non è più necessario. Qui sono passati più di 50 anni dagli avvenimenti, capite? Ed è interessante che non è un ordinamento giuridico statale o laico o civile, come fosse stato per Spotlight in America, con il caso dei preti, dei vescovi, pedofili, eccetera. Qui è la diocesi di Monaco. Io trovo questo assolutamente terrificante. Ci sono quelli come il cardinale Burke, lo diceva a me. Che dicono, ci sono quelli come lui, che dicono, ah, non bisogna parlare di scisma, ma più scisma di questo? Quella diventa poi veramente ipocrisia, no? Ipocrisia diventa. Cioè, è la diocesi, sono gli uffici, non lo trovate impressionante? Io sì, io lo trovo impressionante. Sono gli uffici della curia arcivescovile di Monaco che hanno preparato questo dossier e hanno tirato in ballo Papa Benedetto XVI, allora arcivescovo. Sono passati 50 anni. Come mai ora viene fuori questo? In più, notatelo, due pesi, due misure. Perché Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, già quando era arcivescovo a Buenos Aires, dove non lo vogliono e lui non ci va, ha coperto casi clamorosi di pedofilia. Come mai i giornali non ne parlano? Come mai le televisioni tacciono? Perché su Bergoglio si tace e sul vecchio 95enne Ratzinger si infierisce in questo modo? Perché è un infierire, capito? È proprio un odio satanico dell'anticristo che odia Benedetto XVI. Un'altra ragione formale, ne posso citare moltissime altre, ma tre possono bastare. A parte il fatto, come scrive per esempio Anna Mattu, sono assolutamente d'accordo, e Vigano tace. No? Eh no, certo, lui è perché Vigano è preoccupato del virus, capito? È preoccupato del progetto sionista e globalista, non si accorge di queste problematiche. Sì, il silenzio di Vigano fa più chiasso. Io ho detto poco fa, all'inizio di questo nostro incontro di preghiera, è assordante il silenzio di certe realtà ecclesiali che non stanno spendendo una parola per di vescovi, cardinali, niente, nessuno, è veramente solo come Gesù, è veramente solo, c'è solo il piccolo resto con Benedetto XVI, lo hanno abbandonato e scaricato tutti. L'unica realtà che è intervenuta è CL, devo darne atto, Comunione e Liberazione, esprime vicinanza e solidarietà a Papa Benedetto XVI parlando proprio di una vera e propria campagna persecutoria e sostenendo che si capisce, dicono loro, che siamo in presenza di un attacco nei confronti del Papa. L'altra ragione che posso citarvi è il tentativo di un repulisti nella Chiesa. Giovanni Paolo II era uno che di questo aspetto qui, che era quello decisivo, non si è occupato più del dovuto. Era il Papa dei popoli, il Papa delle Nazioni Unite, il Papa delle diplomazie, delle cancellerie internazionali, no? Il Papa della pace che va a Sarajevo, eccetera, e così via. Però per tutto quello che nel frattempo, dagli anni 50-60 agli anni 90-2000, continuava ad avvenire nella Chiesa, Giovanni Paolo II non si è interessato. Però nell'ultima Via Crucis che ha fatta, lui non l'hanno inquadrato frontalmente perché dicono che era ormai proprio inguardabile per la sofferenza, ricordate che teneva il crocifisso, ha chiesto, secondo me provvidenzialmente perché la Chiesa è guidata da Dio, ha chiesto proprio a Josef Ratzinger, credo non senza un progetto ben preciso, perché negli ultimi tempi della sua vita
con ogni chiarezza Giovanni Paolo II ha indicato Ratzinger come suo successore. Voi sapete che questo non deve sconvolgere. I papi hanno il diritto di far capire poi chi vorrebbero che diventassero loro successori alla loro morte. Lo hanno fatto i papi del tempo moderno, l'hanno fatto quasi tutti, va bene? L'hanno fatto quasi tutti. L'ha fatto anche Giovanni Paolo II. Negli ultimi tempi della sua vita non ha fatto altro che indicare Joseph Ratzinger come suo possibile successore, tant'è che gli affida la stesura della Via Crucis al Colosseo nell'aprile del 2005, fine marzo, credo fine marzo, sì, quell'anno cadeva bassa. E lui, Joseph Ratzinger, che cosa ti scrive? Ti scrive una Via Crucis tremenda, da uomo libero, da uomo di Dio, da uomo coraggioso. Vi ricordate quelle parole che echeggiano sempre alle nostre orecchie? Quanta sporcizia c'è nella Chiesa. La Chiesa sembra fare acqua da tutte le parti. Ecco, questo lui l'aveva già lasciato intuire in quella Via Crucis. Poi, divenuto Papa in quel decennio, Benedetto XVI, non è proprio un decennio, Benedetto XVI ha cercato in tutti i modi di lavorare sul meccanismo delle nomine episcopali, che se ci metti mano, ancora sei vivo per miracolo. Perché alla fin fine, perché a Don Minutella ancora lo lasciano parlare, lo ostracizzano, sì, io aspetto la riduzione allo stato laicale, come sapete, però Don Minutella non ha potere di intervento diretto sui meccanismi, per esempio, di nomina episcopale. Lì c'è il potere, capito? E quando gli tocchi il potere cambia tutto ai massoni. Lì c'è il potere, capito? I meccanismi di nomina non c'hanno un briciolo di Vangelo. Non c'hanno un briciolo, una piuma di Spirito Santo, dice la colomba, vuole lasciare piume, no? Ogni tanto cade una, ma proprio per niente, se arriva una si brucia quando sta. Tutti i meccanismi, tutti i vescovi nominati in questi anni, a parte qualche rarissima eccezione, dove però sono loro a sbagliare e poi si pentono, è per quello che adesso ci stanno ancora più attenti, sono tutti vescovi massoni asserviti al potere che devono rispondere ad un'agenda massonica che è quella di realizzare quello che aveva visto, vi ricordate, ne parlavamo nei giorni scorsi, San Massimiliano Maria Kolbe, quando vide quella processione sacrilega di Satana che schiacciava la testa a San Michele Arcangelo, e loro erano arrivati, era il 17 febbraio, al giorno della messa al rogo di Giordano Bruno del 1917, e i massoni hanno imbastito questa processione, arrivano a Piazza San Pietro con due slogan: conquisteremo il Vaticano e eleggeremo il nostro Papa, il Papa di Lucifero. Questo ormai lo stiamo vivendo. Ora, Benedetto XVI ha provato in tutti i modi a lavorare per metter mano, almeno per le nomine più importanti dei vescovi. Questo è veramente un fatto imperdonabile. Comunque, adesso sono già le 10:15, vi ho dato un paio di ragioni formali, ma l'elenco, e magari farò una catechesi su questo, però devo dirvi, almeno annunciarvi la ragione sostanziale. C'è la forma, ma c'è la sostanza. La ragione sostanziale è una sola, una e una sola, per la quale lo stanno di nuovo perseguitando, gli stanno gettando addosso il vomito dell'odio, e ve la dico subito, è vivo. È vivo. Cioè, i massoni non avevano calcolato, e stiano attenti perché altre cose Dio farà, che loro non aspettano, che questo qui campasse così a lungo, e hanno capito che non c'è traccia che se ne vada presto. Perché sapete, quando uno raggiunge quell'età lì, è accudito, c'ha le memores domini, è circondato da amore, ha la mente lucida, da che sappiamo, e sa di essere il Papa, seguitemi, un uomo di quell'età lì può tranquillamente decidere di tenere un ritmo medio-basso per tirare ancora avanti. 94 anni c'ha, attenti bene a quello che sto per dire, arrivare a 97-98 anni non è così impossibile, solo che diventa un problema, 2 anni per lui non sono niente più, ma per i nemici è uno, non so se mi sta seguendo, fatele passare queste cose perché sono importanti, per i nemici
questi possibili altri mesi o anni che lui si piglia davanti a Dio per rimanere con noi diventano secoli. È come quando te stai scrivendo al computer un programma e se ne va via la luce, non l'avevi salvato. Caspita, provate a sentire cosa esce fuori dalla bocca di Don Minutella quando sta scrivendo, va via la luce perché c'ha il riscaldamento acceso, non ha salvato il documento, non lo so, Fantozzi, niente rispetto a me. Ecco, e allora i massoni, Bergoglio, la mafia di San Gallo, non prevedevano che questo Josef Ratzinger, di per sé abbastanza gracile tutto sommato, no? Però le persone a qualtara sciaccata, campacchio all'uomo si dice dalle nostre parti, cioè la giara, quella che ha le crepe, dura più a lungo, è vero, cioè la persona fragile, gracile, talora campa molto più a lungo di quello. Wojtyła, per esempio, era un montanaro, robusto, muscoloso, è morto a 81 anni. Invece Josef Ratzinger, capito, un uomo di studio, molto, molto a modo, così, elegante, te ti aspetti che anche lui, insomma, prima o poi, quando ha lasciato, aveva 86 anni, mi pare, sì, mi pare 86 anni, avranno detto, via, brindiamo, ma che facciamo fuori, se ne andrà da solo. 95 anni, è lì. Ora, per lui, resistere fino a 96, a 97, a 98 anni, non è più un problema, diventa un problema per i nemici, per l'anticristo stesso. Vuoi vedere tu che il programma apparentemente perfetto, che siamo tutti, siete tutti impauriti quando si parla dell'anticristo, gli riesce male per colpa di Benedetto? Perché che ci sia un ritardo che comporta gravi danni al sistema massonico anticristico, questo è evidente. Ma se sopravvivo a questa catechesi di stasera è un miracolo, eh. Domattina controllate se sono vivo. Ripeto, e il danno che la sopravvivenza fisica di Benedetto XVI sta procurando all'agenda massonico-anticristica è un danno imprevisto, non calcolato, e perciò è un guasto forse persino irrimediabile per loro, capite? Perché lo sanno che è circondato bene, che Benedetto XVI è lì e può resistere ancora, e un mese, un anno, mentre quello continua a invecchiare, ormai è fuori di sé, Bergoglio, chi lo guarda si rende conto, magari ci sono cose che non sappiamo, giungono notizie, ma chissà che è ammalato, che non ce la fa più, no? Aveva detto il mio pontificato sarà breve, 4-5 anni, perché avevano calcolato che il catecon andasse via, il catecon non va via. E c'è il rischio che va via quello. E vuoi vedere che poi i cardinali dicono, vabbè, che eleggiamo un altro papa, c'è quello emerito, ritorna lui. Hanno la FIFA, non la, quella i campionati del mondo. La FIFA è un'altra cosa, produce effetti collaterali. E hanno la paura, capito, di quest'uomo che vive, non gliela stanno perdonando. E allora... E allora sapete come funziona? Che quando una persona è provocata a suo malgrado da un altro, io l'ho sperimentato più volte nella mia vita, no? Cioè, voglio dirvi così, se te provochi una persona, e quella, se sei tu che la provochi, quella persona ti reagisce a modo, se tu sei consapevole di quello. Ma se arriva una provocazione che tu stai facendo senza volerla però, è molto peggio. L'altro si impazzisce. Capito? Ora i massoni, i bergogliani, i satanisti che stanno in Vaticano, la lobby massonica della mafia di San Gallo, sono imbestialiti e così, pieni di livore, stanno provando a fargliela pagare, a fargliela pagare. Io ho fatto il quadro d'insieme di ciò che io penso, non so se vi convince la mia analisi. E come scrive Fabiana Bianchi, il diavolo, lui la scrive in spagnolo, chissà perché, il diavolo fa le pentole ma scorda i coperchi, ora più che mai rimaniamo in unione con Papa Benedetto XVI, che veramente qui può accadere di tutto. Chi ha detto, chi ha visto mai, dicono a Roma, che Bergoglio è veramente, come circola da alcune fonti, gravemente ammalato? E questi temono,
come non avevano previsto, che se ne va via prima quello che non quest'altro. E se succedesse questo, guardate che sarebbe veramente, loro lo sanno, la rivincita di Dio e della Santa Vergine. Io non lo so se andrà così, ma certo lo temono, questo non ho dubbi, che temono che accada questo, non c'è dubbio. Ripeto, un uomo, loro lo sanno, sono esperti, un 94enne, che conduce un tipo di vita e ha il cuore abbastanza buono, i parametri sono sufficientemente, diciamo così, alla norma, normali, e allora può tirare. Per lui un anno sarà niente, morire a 96 anni anziché a 95 anni, dov'è la differenza? Voi vedete differenze? Però per i massoni morire a 97 anni per loro significa avergli rotto le scatole oltremodo. Così veramente Benedetto XVI emerge come il Papa scelto da Dio, e lui il terzo segreto di Fatima, nella sua pelle lo è. E noi più che mai stiamo vicini al Santo Padre Benedetto XVI, garantiamogli la nostra vicinanza e preghiamo per lui. Bene, saluto con affetto tutti i pionieri del Rosario, tutti quelli che vi siete collegati per questa diretta. Su tutti voi invoco la santa benedizione del Signore. In nomine Patris e Filii e Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, e avanti con Maria, lunga vita al Romano Pontefice.